Famiglia. Quali? Quello che fa magari? A Palizzi Marina abita in Siviglia. Un negozio di fiori da sfruttare da Palizzi Marina. I bomboletti, la superiore di bomboletti da sfruttare. No, non è locale. Non è una marina. No, ma penso che c'era ancora la sorella, so che c'era la sorella che lavorava nella casa di Tiposa. Mi sveglia, vecchia. La signora mette la caffettiera fuori ma si asciuga. Hai detto sta bella comodità? C'era mio ragazzo. Signora, che vita fate qua voi? Che vita fate qua? Ora faccio una vita da pensionata. Però guardate che io, quanto ho lavorato io, non vi descrivo. Che lavoro facevate, signora? Alla forestale, là, tutte le piante. Volete vedere le brocche io una volta? Tutte le piante, là, la forestale, ho lavorato alla forestale. Però ho lavorato dentro le case, perché io sono rimasta vedova a 28 anni, con tre bambini. E quindi troppo. Come campava questi tre bambini se non lavoravo? Brava. Infatti il Signore, vedete, vi ha dato questa fortuna che vi meritate. Cosa ricordate dei tempi? Tutto mi ricordo. Questo di ora non tanto. Infatti, è vero. Che mi ricordo, Mi ricordo lavori che ho fatto, lavori. Don Berno, che fate qua ora? Accende il fuoco, sto dentro. Ma avete amiche, avete qualcuno a vostra coetanea? No, qua no, c'è mia cugina qua, ma sono giovani, lavorano. Sono sola. Quanti sono rimasti abitanti qua? Più o meno quanto siete? Manco mi so dire, per dire la verità. Poche. Io ho visto... D'estate si popola qui, d'estate perché... D'estate tutti sono perché pieni. Infatti ho visto c'è vita. Sì, vengono. Che c'è acqua, d'estate. Che sì, è tutto sì, barricato. Ma ora di domenica vengono a mangiare qua. Brava. Sì, ci sono... Questo casa... di Siviglia, cucina bene. Signora, stiamo riscoprendo questi posti meravigliosi, li stiamo riscoprendo noi che purtroppo abitiamo in città. E vi riteniamo fortunati a voi che siete qui. Tutte così dicono. Siete fortunata. L'altro giorno è venuta una. E io non posso venire, come faccio? No, dove è lo stesso. Quello che non può non bene, parla solo. Si parla solo. L'altro giorno io parlo in generale. Ma che bella sta roccia. Ma sta rovinando l'aria pulita. Io non vieni, io del grigio vieni. Fate fotografia, a due pupi. Sì, l'ho fatto già. Ma l'ho fatto già. Io ho i figli, ho appena comprato casa. E l'altro giorno vedi che sono venuti. E dice signora, ci siamo giornalisti. Siamo giornalisti, ci possiamo fare fotografia a ste piante. Perché no? Avevi già delle gambe sotto qui. Mi potete fare tantissimo. Ho capito. Poi mi hanno fatto sedere qua, mi hanno fatto la foto, poi a dritta. Bravo, meraviglioso. Signora, facetevi pagare l'intervista adesso, signori, chi andava i soldi. Dai. E andava a Misigori, mentre Zanzania. Se no, silenzio. Andava a Misigori. Se no, non ci registriamo. Se vuole l'intervista, registri i soldi. Ormai ce l'ha detto. Allora faccio un muccia compare, che tutto pare. Muccia compare. Da tante cose dire la signora. Vero? Sarà un vocabolario la signora, un po'. Ma avevate un barretto, un circolo, che aveva? Un barre, qua non è qua. Ah, non questo era qua, il ritrovo è... Certo. Una volta no. Sì, era cavolo. Qua, me ricordo, poi se l'hanno venduto, se l'ha comprato mio figlio e il barre l'hanno portato. Mi ricordo una festa di Sant'Anna che sì. Di caffè, il vostro figlio dove abita ora? Mio figlio è vicepresidente alla prefettura e anch'io sono di Reggio. Certo. Però le cose hanno abbandonato. Attilio le cose là fuori. Ma dicevano vicepresfetto. Lo sapevano, non lo ricordate. Certo. Lo sapevo, forse lo conosco. Attilio Battaglia, dice Battaglia, il viceprefetto di Reggio. Un altro. Michele. Michele.
praticamente sono... Speriamo. No, lui viene spesso. Sì, viene ad America quando può. Ora una figlia. Ah, in piazza abita Cicilla Autelitano.